benvenuti a tutti e grazie di aver aderito a questa iniziativa che è appunto il corso del metodo del vettore unico. Come avrete magari già visto e sentito, è la seconda edizione di questo corso. Noi come Commissione Strutture quest'anno abbiamo organizzato parecchi eventi, convegni, corsi, tra cui abbiamo cercato di fare della formazione di qualità. Quindi questo corso ci è sembrato subito interessante, il metodo secondo noi è sensazionale, infatti secondo me vi stupirà per le caratteristiche e le possibilità che dà. In più, uno degli obiettivi della Commissione Strutture di quest'anno è stato il portare avanti anche il tema della snaturalizzazione della professione di ingegnere, perché ormai con software, con tutte le diavolerie che ci sono venute appresso nel nostro lavoro in questi anni, forse abbiamo perso sempre un po' di vista quella che è la vera ingegneria al fine della produzione. Quindi la cosa che l'altra volta abbiamo notato tutti, hanno apprezzato tutti, è prima di tutto la riscoperta, la riconoscenza di quella che è la teoria che sta sotto il nostro lavoro. Poi il metodo del vettore unico ha preso molto piede in Italia. Il prossimo obiettivo sarà quello della CROIL, no? Della consulta regionale dell'ordine degli ingegneri, di portarlo a conoscenza prima di tutto di tutti gli ordini della Lombardia in maniera, poi d'Italia, in maniera di diffonderlo il più possibile. Vabbè, cosa dire dei docenti? Innanzitutto, sono due amici e poi sono due menti brillanti e sono molto contento tanto di avere me. Devo un po'. Lei brilla più di me. Sì, comunque io sono sicuro che passerete queste 4 ore di questa mattina, voleranno via perché il metodo appassiona fin dal primo momento e poi ci sarà la seconda, una settimana, la seconda lezione. E sono molto lieto di avere tanti partecipanti anche questa volta e di poterlo presentare. Grazie a tutti e lascio la parola ad... Cesare Campanile ha usato le parole giuste, no? Perché ha usato la parola di controllo. Il nostro scopo è quello di fornire degli strumenti utili per il controllo del calcolo. Questo controllo diventa sempre più importante perché diventa sempre più difficile la nostra professione. Infatti noi non pensiamo minimamente di sostituirci a dei programmi, ovvio, anche se il metodo in sé funziona, però è molto bello usarlo come strumento di controllo. E voi sapete che oggi si parla tanto di validazione, no? Perché la legge lo chiede. Le norme tecniche dicono esplicitamente che bisogna sottoporre il calcolo a un controllo, anche e nell'edizione attuale della legge si è proprio scritto anche con metodi tradizionali. C'è un fraintendimento nel concetto di validazione. Io ho guardato come consulente strutturale miriadi di relazioni, senza offendere i colleghi, io a volte non ho neanche tempo di respirare, quindi capisco, parliamo in termini però di principi. Alla fine c'è una specie di capitoletto che a volte ha fatto lo stesso produttore del software, dove c'è scritto in poche parole: guardate che quel programma state usando è un buon programma perché è stato testato. Tant'è vero che se ad esempio in letteratura tu fai questo calcolo qua, col nostro programma ottieni questo risultato qua, ma mica quello che vuole la legge. Il 90% delle relazioni che ho letto io sono fatte così. Questa non è la validazione, perché mica che ci ha chiesto di validare il programma. Cioè, in altre parole, validazione di un calcolo significa rifare il calcolo sulla mia struttura, non far vedere che funzionava bene in casi semplici. Riduco sì semplice la mia struttura, è valido, è il modo, no? Io semplifico e faccio vedere che semplificando io ottengo ciò che è ragionevole, quindi poi non posso complicare le cose perché mi sfugge la materia, mi posso affidare a un programma che è stato validato. Quindi è obbligatorio validare con la nostra struttura. I problemi non sono quasi mai quelli che il programma non funziona bene, perché siamo noi che abbiamo interagito male. Quindi sarà oggetto di altri approfondimenti questo gioco di interazione in cui si dialoga, insomma, con la macchina, si sposta. Noi invece ci occupiamo di fornire un metodo semplice per fare il calcolo dell'armatura delle travi di calcestruzzo armato. Così, trascendendo il caso particolare, abbiamo scoperto che esiste una semplificazione abissale anche nel campo dell'armatura trasversale.
addirittura abbastanza inclinati. E questo è un motivo di molta soddisfazione, perché allora vuol dire che un certo principio riduttivo funziona anche in altri campi.